Si è letto tanto durante questo periodo, ma finalmente qui a Riccione si parla di film e soprattutto si vede un pubblico e si parla di film che andranno incontro al pubblico, no? Sì, sì, esatto. Speriamo proprio questo, che siano film fatti pensando al pubblico, per amore del pubblico e per amore anche del cinema, perché a me il cinema, ti devo dire la verità, io andavo al cinema anche quando la sala era vuota, da bambino, vado al cinema da quando avevo 5 anni, quindi ovviamente vedo un film al giorno tutta la mia vita, minimo, per cui anche la sala non è che mi toglie, non è che è più bello in sala perché si vede insieme all'altra gente, il cinema è più bello in sala perché è proprio un altro prodotto, cambia proprio il prodotto, non è un problema di snobismo, va benissimo la televisione, me ne vedo tanti anche in televisione, ma non è il cinema, e si chiama cinema. Il cinema va visto con quello schermo grande, in sala, per forza, con quel sonoro, è inevitabile, con quella poltrona, con i braccioli, è tutt'altra cosa, tutt'altra cosa. Senti, con tutto il cuore, forse è anche una missione oltre che un titolo del tuo film. Sì, è un titolo beneaugurante anche, sì, però si chiama così in realtà perché è riferito al trapianto di cuore che subisco e io che sono, in realtà non me l'aspetto nemmeno questo cuore, è per un equivoco che lo danno a me, sono in graduatoria in attesa di un trapianto, tuttavia però per errore passo al primo posto e mi danno il cuore a mia insaputa di un delinquente efferato, tale Antonio Carannante, detto il barbiere perché usa fare barba e capelli alle proprie vittime dopo averle ammazzate, e per cui la mamma di questo delinquente, delinquente altrettanto il figlio, come il figlio, mi chiede, mi obbliga anzi a vendicare suo figlio, dice se ti vuoi tenere il cuore devi uccidere Mangiacarne, perché si chiama Mangiacarne quello che l'ha ammazzato, un altro cattivissimo, per cui il mio problema è tenermi il cuore e ammazzare Mangiacarne o subire le conseguenze del mio rifiuto. La scelta tra bene e male. Senti, c'è un bel cast, Nautieri, altri attori, insomma, a proposito di comunanza, perché la comicità comunque si fa insieme, no? Spesso, per te è fondamentale. Assolutamente, si fa con l'ascolto dell'altro, e prima raccontavo in teatro anche col pubblico, ma anche al cinema. Io ti devo dire la verità, non so se stavi in sala, le clip, le cose, sentivo, ma pure quando parlavamo, le risate, a me mi vengono proprio i brividi, perché mi sembra un miracolo che delle persone che stanno distanti, uno parla o fa un gesto e l'altro ride o piange. È davvero la manifestazione, la testimonianza che esiste qualcosa di divino, più di ogni altra cosa, più, come la scienza, tutto, ma questa della affinità elettiva dei sentimenti è davvero la dimostrazione, io non sono il credente classico, no, però la testimonianza di qualcosa di più grande esiste. Senti, hai un augurio per il cinema, per chi fa cinema, per gli spettatori dei prossimi mesi? Innanzitutto gli auguro di stare bene, perché come diciamo, a salute è la prima cosa, però non c'è salute se poi non c'è soddisfazione, per cui auguro a tutti che la vita riprenda nel modo migliore, ora sarà la scienza ad aiutarci, sarà anche la nostra buona volontà, cerchiamo di non dividerci, questo è l'augurio che faccio, sento divisione a volte, come se ci fosse chi vuole, non so, tipo i vaccini e non vaccini, ma non ci si può dividere sul futuro, sulla vita dei nostri, dipende, sono i nostri figli quelli che pagheranno il prezzo delle nostre divisioni. Ci dobbiamo volere più bene, tutti quanti stare più uniti. Ecco, auguro a tutti noi di stare uniti.